I dati ufficiali. Grazie, grazie a tutti, grazie. Adesso ci riposizioniamo, Jacopo. Ecco, ci riposizioniamo. Sì, sì, arriva, arriva. Sta arrivando, ecco, arriva Claudio, si riposiziona. Ci siamo. Ecco, questo è lo spazio stampa. Allora, sindaco. No, 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 no. Attendiamo i dati ovviamente definitivi. E ufficiali, però il trend mi sembra molto, molto chiaro. Abbiamo costruito questa vittoria giorno per giorno, amministrando bene, amministrando per la città. Non significa che si sia amministrato senza errori, ma proprio da questi errori ripartiremo per migliorare ovviamente un percorso che è stato straordinario, un'emozione unica, come ho detto anche nel comizio finale, un'emozione che ha trasformato il sogno che 5 anni fa abbiamo avviato, iniziato per la nostra città, in ambizione, un'ambizione che si è tradotta in attività amministrativa. Abbiamo proiettato Teramo nel futuro attraverso un'azione forte, una visione che dovremo ovviamente proseguire, a cui dovremmo dare ovviamente una prosecuzione nel corso dei prossimi anni. Se dovessero essere confermati, sì, se questi saranno i dati anche alla fine, la vittoria è netta, è chiara, senza equivoci, ed è una vittoria del buon governo, del buon amministrare, come dicevo prima, è anche una vittoria politica importante. Non dimentichiamo una cosa, anche dal punto di vista politico, che questo è il collegio nel quale è stata eletta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
quindi è un segno anche di un risultato politico significativo che fa di Teramo un laboratorio civico-politico unico nel suo genere, che guarda al futuro, guarda anche al di fuori dei confini territoriali e quindi diventa un modello a cui tanti guardano con attenzione, ma ora questo laboratorio deve proseguire sotto l'aspetto amministrativo, ovviamente per la gestione politico-amministrativa della nostra città. Devo ringraziare tutta la comunità per la risposta straordinaria, tutte le liste, tutti i candidati, è stato veramente un successo significativo, una vittoria importante, come ho detto prima, netta, chiara. Adesso come crescerà Teramo? Teramo continuerà a crescere sviluppando il progetto che abbiamo portato avanti nel corso di questi 5 anni con 240 milioni di euro di investimenti. Abbiamo già scritto il futuro della nostra città, ora con la comunità insieme lo definiremo mettendo a sistema tutte queste opere che abbiamo finanziato, ma soprattutto una fiducia, una consapevolezza che Teramo ha riacquisito nel corso di questi anni, e quindi alla città non posso che promettere di proseguire l'impegno di migliorare ovviamente le cose che sono andate meno, ma con tutta l'emozione che ci ha contraddistinto nel corso di questi anni e che ha avuto una risposta veramente unica da parte di tutta la comunità. A chi dedica la risposta? Ma io ho iniziato questa campagna elettorale ricordando Massimo Speca e voglio chiuderla con questa vittoria ricordando il mio amico Massimo Speca, il nostro amico Massimo Speca, che è stato importante, fondamentale nel corso di questi 5 anni, e a lui ovviamente oggi mi sento di dare di lanciare il mio pensiero. Senta, sindaco, lei arriva tutti gli occhi addosso perché è riuscito a mettere assieme una squadra molto ampia anche in vista delle regionali, ecco, come ha fatto a unire tutto il centro-sinistra? Siamo riusciti a mettere in campo una squadra che è stata composta sia dalle forze civiche che si sono allargate e forze politiche, quindi civismo e partiti politici che si sono messi insieme attraverso l'amministrazione, attraverso la buona amministrazione, l'inclusione, il coinvolgimento delle associazioni, il coinvolgimento di tutta la comunità, e questo ha consentito di costruire una squadra forte che diventa anche un laboratorio, come dicevo prima, politico a cui tutti guardano con grande attenzione. Devo salutare e ringraziare ovviamente gli altri due candidati, sia Cristina Marroni che Carlo Antonetti, per la competizione che abbiamo vissuto insieme nel corso di questa campagna elettorale. Ricordo qui, non in questa sede, nell'altra sede 5 anni fa, una vittoria al ballottaggio, ricordo l'avversario Gian Donato Morra, a cui va l'altro mio caro saluto, un abbraccio fortissimo, sono stato di qualche giorno fa, e quindi una continuità con la vittoria di 5 anni fa. Questa vittoria è una vittoria che dà conferma della volontà del progetto e acquisisce ulteriore forza, che è la forza per la nostra città e della nostra città. Una cosa che farà? Ma noi proseguiremo il lavoro che stiamo svolgendo, non ci siamo mai fermati, non ci siamo fermati durante la pandemia, è stata un'amministrazione che ha lavorato sempre al servizio della città, a differenza di altri modelli che si servono della città e si servono di enti e istituzioni, noi abbiamo servito sempre e solo la comunità teramana, così continueremo a fare senza interruzioni. Grazie. Posso abbracciare adesso? Oh,